sangue prezioso di Cristo. Riconosciamo le nostre infedeltà e invochiamo il perdono da Dio. Signore, con la risurrezione ci hai donato la pace. Abbi pietà di noi. Cristo risuscitato secondo le scritture, abbi pietà di noi. Signore, Dio mi ha risuscitato dalle angosce della morte, abbi pietà di noi. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci coni dalla vita eterna. Costituito da Dio,
a noi tutti i profeti hanno questa testimonianza. Chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati e per mezzo del suo nome. Parola di Dio. Thank you.
stati portati al sepolcro. Corse allora in mano da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i dei riposati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i dei riposati là e il sudario che era stato sul suo capo. Non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. Parola del Signore. Lodi a te, o Cristo. Solita non significa però
senza significato, ma piena di significato, piena di promesse, piena di speranza soprattutto, ci ha detto il Papa Francesco ieri sera. I lidi sono stati abbreviati, accorciati, ma non è la quantità né le varie circostanze, certo, la ricchezza può favorire anche la fede, rendere più belle le celebrazioni, ma forse, lo dicevo anche ieri sera, la pandemia ci sta costringendo a valorizzare l'essenzialità della nostra fede. Abbiamo dovuto forse togliere un poco di orfelli, un poco di processioni, ma il nervo della fede rimane. E possiamo dire che ci ha ricordato Pietro nella prima lettura, parlando ai cristiani, dopo che il cristianesimo era già affermato, Pietro fa una specie di sintesi, presenta un breve credo ai cristiani. Voi sapete, si rivolge ai cristiani, ciò che è accaduto in tutta la Giudea, e quindi incomincia dalla predicazione di Gesù, dall'incontro di Gesù nella Giudea e poi il suo sviluppo anche di fede, di omelia, di predicazione. Dio ha consacrato Gesù. Gesù è passato tra le contrade della Palestina, beneficando e rifacendo, risanando tutti coloro che erano sotto il dominio del diavolo. E poi la sintesi. Che cosa è successo? Gesù è stato giudicato, condannato, ucciso. Il terzo giorno risuscitato. E poi Pietro aggiunge, noi siamo testimoni oculari, non tutto il popolo, ma una parte di noi, della sua risurrezione. Questo è chiamato il kerygma, cioè l'annuncio principale della fede. Ma Gesù, il terzo giorno, è risuscitato. Noi siamo testimoni. E Gesù ci è risuscitato per la nostra salvezza. Si ci ha ricordato Pietro nella prima lettura. Ma andando brevemente anche al Vangelo, il Vangelo di questa mattina, un po' diverso da quello di questa notte, Giovanni ci presenta soltanto Maria di Magdala che va al sepolcro. In realtà vanno anche le altre Marie a portare gli oli profumati per la conservazione del corpo di Gesù, per la venerazione del corpo di Gesù. Che cosa ci accade? Incominciando proprio dal primo versetto, il primo giorno della settimana, questa espressione vuole dire che già nella prima comunità, quando Giovanni scrive ai cristiani, il giorno della domenica, il giorno del Signore, è già affermato come giorno di celebrazione per ricordare la risurrezione, per ricordare la Pasqua. Quindi il primo giorno della settimana, dopo il sabato, cioè la domenica, le donne vanno al sepolcro per portare gli oli profumati al corpo di Gesù. Stanno pensando lungo la strada, chi ci toglierà la pietra che
spaurite, dicono gli evangelisti. Quindi dopo aver osservato attorno, aver domandato a qualcuno, vedono che nessuno risponde. Allora corrono, due volte ho usato questo verbo, correre oggi. Vanno da chi vanno? Vanno al cenacolo, dove ci sono i capi, c'è Pietro, c'è Giovanni, e portano notizia. Gesù non c'è, l'hanno portato via. Anche qui l'Evangelista dice, Pietro e Giovanni corrono, correvano insieme tutti e due, per constatare l'evento. Il più giovane arriva per prima, non dice no, ma è colui che scrive, lo stesso evangelista Giovanni, vede, si affaccia, si china, vede i piedi posati là, ma non entra, aspetta, così interpretano anche i biblisti e i padri della Chiesa, aspetta il capo, il responsabile Pietro, il quale arriva con ritardo, è più anziano, fa più fatica a correre. Pietro entra, anche egli osserva i piedi posati là e il sudario. Una prima riflessione. Maria di Maddala e quindi le altre Marie vedono per ben tre volte, usiamo questo verbo, è stato tradotto. In greco sono diversi verbi, hanno significati diversi. Noi abbiamo tradotto vede o vedono. C'è una differenza, c'è una progressione. Le donne Maria di Maddala vedono con gli occhi, esternamente. È il semplice gesto del vedere. Che cosa vedono? Che la vita è stata tolta, che il sepolcro è vuoto. Non approfondiscono. Anche Giovanni che entra, che si china e vede per prima i teli ben piegati, posati là. Anche Giovanni all'inizio, se c'è la parola vedo, il verbo vedo, vedere, ma così come Pietro, c'è un approfondimento in questo verbo. Vedono con la mente, con la coscienza, quindi un elenco di cose, vedono i temi, vedono il sudario, quindi una riflessione mentale. Infine l'apostolo che ha vedato per prima e che entra per ultimo, anche chi vede, ma vede non soltanto con gli occhi, non soltanto con la mente, vede col cuore. Difatti, dice subito la parola presso l'altro verbo, vide e credette. Quindi una visione che porta a una visione interna approfondita, con il cuore che porta alla fede. Quindi vide e credette. È stato un gesto di risurrezione e
questa è la fede. Allora, qual è l'augurio oggi per noi cristiani, voi che state a casa? Un augurio di speranza. Tutti quanti noi siamo nel sepolcro, siamo chiusi spesso nel nostro egoismo, nelle nostre visioni meschine. C'è bisogno che Gesù Cristo butti via dal nostro cuore, dai nostri occhi, dalla nostra mente, questa pietra, dal sepolcro, la scagli via e ci faccia entrare in quel sepolcro dove lui è stato deposto, ma soprattutto ci faccia risorgere come lui è risorto. Allora Gesù ci guida, come dice Paolo nella seconda lettura, a guardare in alto, a non accontentarci delle cose momentanee, passeggere. Guardate lassù, le cose del cielo. Abbiamo detto in questi giorni, la pandemia ci ha ridimensionati, ci ha fatto vedere come solo noi siamo fragili, non abbiamo l'onnipotenza, non abbiamo anche la tecnologia più profonda. Se un piccolo virus può mettere tanto sconquasso nel mondo, portare tanti lutti, allora, diceva un bravissimo rabbino di Israele, dobbiamo passare, anche noi fare un esodo, un passaggio. Pasqua significa passaggio. Da che cosa? Dall'esilio, dalla tomba alla risurrezione, dall'esilio all'approfondimento del cuore, a riconoscere Gesù è veramente risorto. La nostra fede ce lo dice. Ma è risorto per che cosa? È risorto perché noi risorgessimo a vita nuova. Le fragilità umane Dio le conosce, sa che siamo fratti, che siamo deboli, che siamo peccatori, ma la nostra fragilità è stata resa potente dalla misericordia di Dio. Dio è risorto perché anche noi possiamo risorgere con Lui. Lui è la primizia, quante volte ci ha ricordato Paolo nelle sue lettere, è la primizia, è il primo, ma non è l'unico, né il solo. Dio vuole che tutti ci alziamo, usciamo dai nostri sepolcri, cerchiamo di respirare, avere aria pura, aria viva, quell'aria che tanti fratelli aspirano adesso. I polmoni sono chiusi in tanti fratelli, hanno bisogno di respiratori. Aria significa spirito, significa pneuma, significa ruah. Lo spirito di Dio, Dio mette dentro di noi uno spirito nuovo e allora siamo risorti con Cristo, siamo risorti a vita nuova. Abbiamo ancora la pandemia, abbiamo ancora la sofferenza, ma abbiamo sempre detto, ci ha ricordato Papa Francesco ieri sera, la speranza che tutto andrà bene. Ce lo ricordano i ragazzi con le loro bandiere, che finirà la miseria e il male, però ricordiamoci che da quel male Dio ricaverà il bene se noi ci mettiamo nell'atteggiamento di farci risorgere, di farci mettere nel nostro spirito la sua aria, la sua vita, la sua grazia, il suo amore. E un giorno di qua c'è là, andremo
Per Cristo nostro Signore.
offriamo, Signore, questo sacrificio, nel quale grandemente nasci e si edifica sempre la tua Chiesa, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, il nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, oh Signore, e soprattutto esaltarti questo del giorno nel quale Cristo nostra Pasqua si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo. È Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha dato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, oh Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, nella tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno glorioso della risurrezione del Cristo Signore nel suo vero corpo. Rendi la perfetta dell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Messico.
si affidano alla tua clemenza, ammettimi a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe Sestoso, con gli Apostoli, i Santi Martiri Cosma e Damiano, Sant'Antonio di Padova, nostro patrono, San Giuseppe Moscati e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi e Gesù Cristo tuo Figlio canteremo da tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Eucaristica, che segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme, come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: ti lascio la pace, ti do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Guardiamoci in faccia e facciamoci un sorriso. Ah!
inglobata dai sacramenti pasquali, giunga la gloria e la risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Genitori, figli, tutti quanti, sacerdoti, i nostri vescovi.